Ancora una volta la gran fondo dei Sibillini è andata oltre ogni aspettativa. Domenica quasi 1000 ciclisti si sono dati appuntamento a Caldarola per vivere una mattinata a stretto contatto con il bellissimo paesaggio dell'entroterra maceratese. Come sempre è stata suggestiva la coloratissima partenza. Prima del via ufficiale da parte del vice sindaco e assessore allo sport Giovanni Ciarlantini, tutta la carovana ha voluto ricordare Andrea Micucci, il 54enne civitanovese rimasto vittima di un infortunio sul lavoro che amava partecipare alle Gran Fondo insieme agli amici del pedale civitanovese e alla compagna Laura Carota, presente al via. L'ultimo gesto d'amore di Andrea è stata la donazione degli organi. Per la 32esima edizione sono stati proposti tre percorsi suggestivi con l'inserimento di tratti cronometrati per gli amanti dell'agonismo. Il lungo di 136 km e 2.468 metri di dislivello con due tratti cronometrati da Pian di Pieca a Monastero e da Acqua Canina a Piani di Ragnolo fino a Pizzometa, il medio di 104 km e 1.930 metri di dislivello con il tratto cronometrato da Pian di Pieca a Monastero e il corto di 69,5 km e 1.100 metri di dislivello. Tre percorsi ampiamente panoramici immersi nelle bellezze naturalistiche dei Monti Azzurri per far vivere ai partecipanti della cicloturistica un'intensa giornata di sport e amicizia. Non sono mancati neppure i momenti conviviali, in particolare il ricco ristoro all'agriturismo Le Casette, con l'accompagnamento musicale del gruppo folcloristico La Racchia di Sarnano. Ancora una volta gli organizzatori della nuova Sibillini SD, capitanati da Maurizio ed Enzo Giustozzi, hanno proposto agli appassionati una divertente giornata sui pedali. A vincere la classifica di società per numero di iscritti è stata la Giulodori Renzo, seguita dalla Club Pedale Film Project e dalla Ciclismo Montecchio. Nel percorso lungo uomini, in base alla migliore sommatoria dei tempi ottenuti nei due tratti cronometrati, si è imposto Gabriele Gabbianelli del team Cingolani, secondo Filippo Fusaro della Foligno Triathlon Winner e terzo Mattia Burini del team Vallone. Tra le donne invece ha primeggiato Simona Pagni della Due Ruote Città di Arezzo, seconda Maria Cristina Prati del team del Capitano e terza Chiara Cialdini della Look Cycling Project. Nel percorso medio uomini Gianluca Berti della Ciclismo Montecchio ha fatto registrare il miglior tempo sul tratto cronometrato, secondo posto per Gianmarco Cori della Giulodori Renzo e terzo Gianluca Bacchi della Hair Gallery Cycling Team. Nella compagine rosa invece Michela Gorini del team Fausto Coppi Corse ha avuto la meglio su Elisa della Rosa della Medinox e Romina Rigoni del team CBR. Impeccabile è stata come al solito la macchina organizzativa composta da numerosi volontari che hanno potuto allestire una gran fondo di grande prestigio e suggestiva grazie al contributo degli sponsor e al sostegno delle istituzioni e associazioni locali. La gran fondo dei Sibillini cicloturistica non si smentisce mai e resta uno degli appuntamenti più apprezzati dagli amanti del pedale. Folklore, promozione del turismo, soprattutto un paesaggio stupendo con i ciclisti che vengono un po' tutto il centro Italia, non solo, perché la Sibillini è questo e altro ancora. Cicloturistica, purtroppo non siamo riusciti ad arrivare in località Umbra perché lì a Colfiorito ci sono stati dei problemi, ma l'obiettivo è proprio questo, promuovere il territorio, è quello che fa ormai dal 1991 la Gran Fondo dei Sibillini. Ma sì, per quanto riguarda le autorizzazioni nell'Umbria ci abbiamo praticamente perso ogni speranza, quindi non so se ci andremo più, però abbiamo trovato un percorso molto molto bello, degno della sostituzione che c'era prima, quindi i concorrenti, io ho parlato con molti, sono tutti molto molto contenti e soddisfatti, gente che viene dalla Toscana, dall'Emilia, da tutte le parti d'Italia, c'è gente dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna, insomma è apprezzato e ben voluto. Poi oggi con questo tipo di ristoro, con la musica, con tutta questa storia qua, diciamo che li coccoliamo, ma veramente li coccoliamo molto bene.
La parte agonistica c'era comunque, la parte cronometrata, quindi alla fine chi voleva un attimo scattare aveva il suo spazio. Ma io credo che sia proprio la formula del futuro questa qui, perché chi vuole fare la passeggiata, chi vuole praticamente andare senza fretta, no? Pedalare lento eccetera, può farlo. Invece chi è, oltre a questo vuole un pizzico di pepe in più, può fare questi tratti cronometrati che sono due o uno a secondo del tipo di percorso che fanno, e alla fine già hanno anche una classifica. Soddisfatto i numeri di quest'anno? Ma sì, nonostante tutte le difficoltà che ci abbiamo avuto, perché tenete presente che le attualizzazioni abbiamo tenute sabato, venerdì e sabato, quindi, e venerdì e sabato abbiamo dovuto di nuovo cambiare e fare eccetera. Diciamo che la partecipazione è stata come lo scorso anno, però con molti più abbonati in presenza. Quindi c'è voglia di partecipare alla Sibillini, l'Axi sempre organizza al meglio queste manifestazioni, siete un gruppo affetato, attendete un po' il ricambio generazionale, però la voglia di continuare c'è sempre. Ma diciamo che l'età passa e passa tanto velocemente, però come dici tu la voglia c'è di andare avanti, il gruppo è molto affidato, anzi lo devo ringraziare in maniera straordinaria perché hanno fatto un lavoro veramente spettacolare, a partire dai ristori, a partire dalla segnalazione a strada, a partire dai volontari sulla strada, quindi abbiamo fatto veramente una cosa straordinaria. Devo ringraziare anche l'assistenza sanitaria che è molto importante, oggi erano 5-6 ambulanze con i pick up, con tutta questa storia qua, quindi erano super coperti, quindi, però ce lo riconoscono e quindi siamo molto contenti. Macchina organizzativa come sempre perfetta, ben oleata, perché ormai sono tante le edizioni alle spalle, persino il concorso di polizia, non vi fate mancare mai niente. Sì, in effetti cerchiamo sempre di migliorarci ogni anno, il concorso di polizia come dici tu ormai è diventata una tradizione perché sono svariati anni che lo facciamo e vediamo che è sempre partecipato perché raccogliamo parecchia roba. Quest'anno per migliorarci ancora abbiamo aggiunto una cosa bellissima secondo me, che è quella sul ristoro alle casette, abbiamo un gruppo folcloristico della zona di Sarnano caratteristico che è bellissimo, quindi da quello che ho sentito è piaciuto moltissimo e diciamo che la macchina tu dici che è stata oliata ma è funzionante dopo 32 edizioni, insomma è abbastanza funzionante, dai. E si mangia anche sempre, perché è vero che ciclismo vuol dire anche insomma fare un po' di moto, di attività fisica, in questo caso anche un po' di attività digestiva, perché è diventato più cicloturistica, quindi avete puntato anche su questo aspetto perché l'importante è l'elemento di socializzazione tra tutti i vari partecipanti. È vero, è diventata la gran mondo gastronomica, perché diciamo che lungo tutti i ristori c'è un qualche cosa di caratteristico della nostra, le mele con il limone e lassù le bistecchine di maiale a scottadito, il vino e tutto il resto, insomma, no? E voglio dire, la gente sembra che accetti, quindi gradisca, quindi siamo contenti di questa cosa. E poi anche i nomi di prestigio hanno voluto partecipare, anche gli atleti che di solito sono quelli sempre più attivi a gareggiare, pur essendo una cicloturistica con tratti diciamo a livello agonistico cronometrato, non sono voluti mancare. Non sono venuti a mancare, questa è la maglia dei campioni italiani, quindi voglio dire sono venuti fior di campioni. Hanno detto che oggi è una giornata rilassante, quindi sono venuti per rilassarsi, per godersi i nostri sibillini, i nostri monti azzurri e nello stesso tempo sui tratti cronometrati si sono potuti anche misurare sulle salite nostre, insomma, e poi dopo alla fine faremo un riconoscimento anche per loro. Oggi non c'è il calcio, assessore, c'è tanto ciclismo, ma il ciclismo fa bene anche a chi vuole prepararsi per quelle partite che sono dure. Oggi è una bellissima partita soprattutto per Caldarola, tanti sono venuti per testimoniare il loro affetto nei confronti del vostro comune e soprattutto di un'edizione sempre bella come quella della Gran Fondo dei Sibillini. Ma sì, per noi è molto importante, sono molto importanti questi eventi sportivi che promuovono il territorio. La comunità di Caldarola non può fare a meno di questi eventi. Noi da anni ci battiamo per la promozione di un comune e di un territorio che è molto bello. Caldarola è un cigno, è un concentrato di tante bellezze, dal lago, dalle montagne, all'architettura. Purtroppo il terremoto ci ha levato le chiese, ci ha levato i palazzi, ci ha levato il castello che bene o male ritornerà,
ma non ci ha levato le bellezze naturali, e quindi noi, a noi il compito di promuoverle anche a mezzo di questi eventi sportivi. Oggi è proprio la giornata del ciclismo, ma anche della cultura ciclistica, perché si partenza cicloturistica, bisogna apprezzare il territorio. Voi come gruppo l'avete sempre fatto, e quindi penso sia il momento clou dell'estate sportiva del maceratese soprattutto. Beh, sicuramente hai detto bene, l'evento clou, anche come numero di partecipanti, anche come diciamo impostazione della manifestazione, che prevede di oltre che far divertire in bici, anche di godere di quello, no, che sono i paesaggi e i momenti particolari della regione Marche. Partenza al fresco, quindi, però la parte cronometrata non manca, che questo è il bello della Sibillini, e che l'aspetto agonistico c'è sempre. Beh, è una parte giusto che sia così, d'altronde era nata con questo sistema, per cui in parte bisogna mantenerlo. Sono partiti tantissimi con il metodo alla francese, quindi è significativo che la gente voglia non solo fare la gara, ma voglia proprio partecipare, voglia divertirsi, voglia godersi questi paesaggi, insomma. I prossimi appuntamenti di Romagnoli invece? I prossimi appuntamenti di Romagnoli con la famiglia, solo quello per adesso, quindi vedremo un altro anno. Abbiamo trovato un'ottima collaborazione con la città di Civitanova, e quindi pensiamo e crediamo di poter ripetere un evento di quel livello. CONI sempre presente, soprattutto quando va valorizzato l'entroterra, che è stato colpito maggiormente dal terremoto, anche dalla situazione Covid. Iniziative come queste riportano al centro lo splendido entroterra maceratese, che ha tanto da regalare, soprattutto a livello ciclistico, perché qui c'è di tutto per chi ama la bicicletta. Cerchiamo di essere sempre vicini allo sport, ci impegniamo per questo, e soprattutto, come dicevi tu, per l'entroterra sicuramente è un modo per farsi conoscere, per riprendere, per in qualche modo esorcizzare quel che è capitato, e attraverso lo sport continuare ad andare avanti con la grinta classica dei marchigiani e la testardaggine, diciamo, dell'entroterra. Proprio alle nostre spalle abbiamo qui la scuola, che è stata ricostruita, uno dei primi esempi proprio di ripartenza, una scuola nuova dove i ragazzini possono tornare appunto a far lezione, a fare sport. Sono venuto anche ultimamente a regalare loro delle attrezzature che sono state donate nell'ambito del progetto che c'è CONI, ASUR, Regione Marche. Quindi ripartiamo dal ciclismo, che sicuramente è uno sport trainante in tutti i sensi. E poi il CONI è sempre presente, e sono vicino agli organizzatori, perché oggigiorno realizzare una manifestazione di questo genere non è semplice. I gemelli Giustozzi e tutta la comitiva della Sibillini stanno facendo un grande lavoro, nonostante l'età cresca anche per loro. Se lo meritano, perché l'impegno è molto molto gravoso, però loro hanno questa passione che fa superare tutto.